rimaniamo nella Federico II con Bruno Siciliano, che posso dire veramente è un luminare, un principe dell'intelligenza artificiale. Veramente siamo molto onorati di averlo qui. Pensate che noi giornalisti, quando pensiamo alla migliore, massima espressione della contemporaneità su questo settore, ci auguriamo che Bruno Siciliano ci faccia un'intervista. Quindi veramente ascoltarlo sarà un piacere. Subito la parola a te, grazie. Ciao Natascia e buongiorno a tutti. Hai dimenticato una cosa, perché io prima di essere docente esperto così sono, infatti uno dei ragazzi sta sbadigliando con una tuta a me cara. Ah, giustamente, ok, perché sei intelligente, tutti da Napoli. Mi fa piacere di questo appello. Mi fa piacere di questo accordo di Tonia della 5G Academy con l'Università di Georgia. Probabilmente gli studenti sono quelli che vediamo allo stadio con la bandiera, diciamo, bianca e rossa, bellissima, no? Per tifare Clara. Allora, io mi interesso di robotica e di intelligenza artificiale, e la robotica è un pochettino il sogno dell'uomo di creare delle macchine a propria immagine e somiglianza. E vorrei cominciare, ho preparato una brevissima presentazione, tra, diciamo, cercare di fare subito chiarezza tra quello che tipicamente è la cognizione, la percezione diciamo, nell'uomo della strada, di quello che può essere un robot e di quello che invece non è un robot. Quello che vedete a destra sono degli algoritmi, delle reti di computer, delle tecniche di intelligenza artificiale, che a stretto rigore non è un robot. Quello che vedete a sinistra invece sono dei robot, dal braccio manipolatore al robot sottomarino, all'auto autonoma, a un drone con un braccetto robotico. Io ricordo sempre un momento topico, fu nel 2009, la Federico II ha un ciclo di conferenze molto bello, aperto alla città, che si chiama Come alla corte di Federico. Sono delle conferenze che si tengono nel centro congressi Partenope, che è l'ex facoltà di economia e commercio sul lungomare, e io mi invitarono, l'allora rettore Guido Trombetti mi invitò a fare una chiacchierata, e io parlai di robot tra sogno e bisogno dell'essere umano. E a un certo punto stavo cercando di spiegare il concetto del robot, cos'è un robot, e mi venne una domanda un po' naif, nel senso: professore, ma una lavastoviglie è un robot o meno, perché c'hai programmi intelligenti? E io risposi con questo filmato. Il sogno del dato alla luce una domanda: il desiderio dell'omesso. Maria Confalò. O quando della ADN la tenevo fastidio te l'hai ascoltata. O il rubinetto dell'acqua te l'hai già aperta. O il programma di te molto te l'hai già messa. Cazzate le manca! Non si può anche noi prendere la mano! Hai ragione, non si può fare, non si può aspettare, va bene! Non c'è la mamma, non c'è la mamma! Dici, non hai di bene, perché tutti gli elettrodomestici! E piccano gli elettrodomestici! Ma chi? Il professore, giusto? E giù! Ma domani devi andare al negozio di Patrizio, bisogna spolverare i campi, tra le chimie rubere! Spesso la finzione cinematografica è stata, come dire, un precursore di quello che poi è stato lo sviluppo tecnologico. Io ogni volta che faccio una presentazione su human-robot interaction, tra interazione tra robot e esseri umani, tra macchina e persone, presento questo filmato perché secondo me è iconico per sottolineare l'empatia che noi, o magari, diciamo, una certa ostilità verso la tecnologia. Quante volte ci è capitato di arrabbiarci con questo strumento e di parlare con questo strumento oppure di scagliarlo perché magari non funziona o non è veloce, visto che si parla di rete, no? Di latenza e così via. Quindi, in definitiva, diciamo, noi abbiamo la possibilità di avere una interazione intelligente tra l'uomo e la macchina, però poi, in realtà, quello che poi distingue la robotica dall'intelligenza artificiale è l'azione fisica.
Non a caso la robotica viene definita come connessione intelligente tra percezione e azione. Quindi abbiamo l'intelligenza e la percezione, come in qualsiasi, come in ChatGPT, come in Alexa, come Siri, di un qualunque algoritmo di intelligenza artificiale, però ci deve essere l'azione fisica. Un momento che ricordo con molto piacere, non è lontano da qua, perché la sala Newton di Città della Scienza, ci fu un evento che organizzammo sempre nel 2009, in cui io feci una chiacchierata divulgativa a 3.000 studenti delle scuole napoletane, insieme a colui che vedete dietro di me, che è Usama Khatib, che è docente a Stanford, mio fratellone scientifico, e nel fare questa chiacchierata, a un certo punto io simulai un colpo di tosse e dal backstage, invece di avere una gentile fanciulla o fanciullo a fornirmi un bicchiere d'acqua, venne Asimo, che è l'umanoide, diciamo, dell'onda. E ricordo che la mia povera mamma, che sedeva in prima fila insieme ai miei figli, disse: secondo me c'è un bambino dentro lo scafandro di Asimo, tanta era la sua naturalezza nel fare i movimenti. E allora vi voglio far vedere questo filmato che illustra una serie di applicazioni, quello che di più bello è avvenuto negli ultimi 10-15 anni nel settore della robotica, e troverete anche diverse applicazioni che sono di interesse per quanto riguarda l'inclusività e l'assistenza alle persone. Thank you.
penso che questo filmato parli da solo, diciamo, nel senso che, come vedete, l'immaginario del robot non è solo il braccio manipolatore. Avete visto una serie di macchine intelligenti che riescono a svolgere le task in maniera più o meno autonoma. In realtà la visione fantascientifica del robot è quella che ispira le persone che pensano che il robot sia un androide che parla, cammina, danza, interagisce, diciamo, con come tutti gli effetti come un essere umano, con gesti e reazioni assolutamente umane. E sempre un clip di ispirazione cinematografica è quella di Wall-E, il robot spaziale. I'm just a little bit lonely. But all. Questo è un tema importante. A un certo punto Wall-E ha visto Eve, ha visto una scena d'amore in TV e si è commosso davanti a una scena d'amore. Allora questo pone una problematica. Le macchine, essendo sempre più intelligenti, saranno in grado di sviluppare dei sentimenti? Diventeranno quello che in gergo si chiamano le sentient machines, cioè le macchine in grado di sviluppare sentimenti, secondo voi? Forse e auspicabilmente no, però pensiamo a un robot, una macchina, che debba assistere un bambino, un robot babysitter, oppure pensiamo a un badante. Mi collego, diciamo, a diversi punti della prima presentazione bellissima sull'inclusività. Non è detto che la macchina sia da non preferire rispetto all'essere umano. Quante volte leggiamo sui nostri mezzi di informazione di babysitter o di maestri d'asilo che percuotono i bambini? Quante volte leggiamo di badanti che percuotono gli anziani semplicemente per il fatto che l'anziano magari non può reagire, non può rispondere? Forse una macchina potrebbe essere anche migliore in questi contesti. Perché? Perché ne parlavo prima con la giornalista che mi intervistava. L'avete visto anche nel filmato, nelle forme precoci di autismo dei bambini si è dimostrato scientificamente con i nostri colleghi neuroscienziati che l'utilizzo di un cucciolo robotico o comunque di una macchina è da preferire rispetto alla terapia manuale e rispetto all'utilizzo per esempio di un cucciolo animale. Perché? Perché la persona che soffre, il bambino che soffre di autismo ha una riluttanza ad aprirsi, e il fatto che la macchina, quando è docile, quando è programmata opportunamente, può essere anche da preferire rispetto all'essere umano. È chiaro che ovviamente dipende sempre da chi programma la macchina, che cosa uno vuole fare, diciamo, alla macchina. Quindi c'è sempre, come dire, l'uso buono e l'uso, diciamo, cattivo, perverso della tecnologia. Però è una tematica che noi che sviluppiamo sistemi robotici, sistemi meccatronici, dobbiamo necessariamente porsi. Poi mi riaggancio a un passaggio brillante di Tonia proprio sulla trasversalità di queste, diciamo, di quello di cui noi ci occupiamo. Se torniamo con i piedi per terra, il robot viene definito come una macchina in grado di svolgere dei compiti in maniera automatizzata per sostituire o migliorare il lavoro umano. In questa slide vedete quelle che sono, insomma, un pochettino lo status quo della nostra tecnologia. Cioè noi siamo ancora all'infanzia, tutto sommato, rispetto al sogno di realizzare delle macchine a immagine e somiglianza degli esseri umani. Abbiamo la capacità di riconoscere gli oggetti equivalenti a quello di un bambino di 2 anni, abbiamo la capacità linguistica equivalente a quella di un bambino di 4 anni, la destrezza manuale, che è un qualcosa che si impara dopo, no? Diciamo, un bambino di 6 anni, e l'interazione sociale di un bambino di 8 anni. E allora io parlavo di sogno, cioè il sogno dell'umanità, quello sempre di realizzare delle macchine a origine e somiglianza degli esseri umani. Questa sfida è partita quasi, diciamo, un millennio fa. Nel 1200 Al-Jazari, che era un genio arabo, realizzò il primo sistema di pompaggio, il primo automa, il sistema di pompaggio dell'acqua con i limiti della tecnologia. Poi via via, attraverso le realizzazioni di Leonardo da Vinci, quella che vedete là è una mano protesica realizzata da un medico francese. Pensate, qua siamo nel 1550, non c'era ancora l'elettricità, per capirci.
e poi via via l'aspetto, diciamo, che poi toccherò nella parte finale della presentazione, che è quello dell'entertainment, o ancora meglio dell'edutainment, cioè il fatto di avere delle macchine per poter per far pazzia e creature, praticamente, nel senso di, diciamo, nel senso ludico. Il 1920 è un anno iconico perché è stato l'anno in cui la parola robot, pronunciato come robot perché deriva dallo slavo lavoro esecutivo, lavoro subordinato, fu utilizzato in un dramma teatrale di Karel Čapek, che era un commediografo ceco, che scrisse una novella dal titolo I robot universali di Rossum. Rossum era un artigiano e, per soddisfare gli ordini della propria clientela, decide di realizzare dei doppi meccanici, degli androidi, dei robot che lo aiutino nella produzione. E da allora il termine robot è stato utilizzato nel lessico moderno. Questa foto fu scattata da me personalmente alla Expo Mondiale di Aichi in Giappone e vedete che il grosso dei robot, l'avete visto anche in alcuni dei filmati, ha una forma umanoide. E qua potremmo aprire un altro diciamo, dibattito, cioè del se o meno la macchina debba avere le sembianze di tipo umanoide. In realtà ci sono delle differenze di tipo socio, diciamo, religioso. Perché? Perché i giapponesi, ispirati dai cartoni animati, Mazinga, Goldrake e così via, fondamentalmente sono di religione shintoista. Bene, nello shintoismo c'è una credenza che le macchine abbiano un'anima, e quindi le macchine, per essere accettabili dagli esseri umani, devono avere un aspetto a totale somiglianza degli esseri umani. E questo spiega perché i giapponesi, sin dagli anni 70-80, con i limiti tecnologici di quei tempi, di 40-50 anni fa, hanno iniziato a realizzare robot dalle sembianze umanoide oppure dalle sembianze zoomorfe, come le persone e gli animali che abitano, che vivono nei nostri ambienti. Questo è il sogno dell'uomo di replicare se stesso. Però è chiaro che nello sviluppo, nel progresso degli ultimi 60 anni, l'uomo ha sentito l'esigenza, il bisogno di sviluppare delle macchine utili. Si è partiti con la robotica industriale. Io sono nato nel 1959, che manca a farlo apposta, era segnato il mio destino, è l'anno in cui il primo robot industriale è stato realizzato. Nel ventennio che va dal 1960 al 1980 il robot è stato utilizzato in applicazioni manifatturiere e poi via via i robot sono usciti dalla fabbrica per applicazioni di robotica per l'esplorazione, il cui apice è senz'altro quello delle applicazioni spaziali, cioè il fatto di mandare dei rover su Marte e tutte le attività che attualmente si fanno sulla Stazione Spaziale Internazionale. Peraltro sia in Europa sia in Cina ci sono due grossi programmi che prevedono un domani di, diciamo, di portare l'uomo sulla Luna a vivere, perché ci sono delle condizioni, diciamo, di vivibilità. Dopo lo sviluppo della cosiddetta field robotics, della robotica per l'esplorazione, a cavallo del nuovo millennio si è sviluppata la robotica e la robotica di servizio. E chiaramente l'apice di queste tecnologie sono sicuramente quelle in campo medico. Alla Federico II c'è il centro interdipartimentale per la robotica avanzata nella chirurgia, che ho diretto nei 6 anni, dal 2016 al 2022, e con i colleghi di medicina ci occupiamo di applicazioni non solo in realtà per quanto riguarda la robotica chirurgica, ma da 2 anni a questa parte anche per quanto riguarda la robotica riabilitativa. Allora il dilemma per la comunità scientifica e anche per la società è se il concetto di robot personale, robotica personale, debba meno coincidere con quello della robotica umanoide. In realtà, come avete visto nel filmato, noi abbiamo da un lato l'intelligenza e le capacità dell'essere umano, sia quelle percettive sia quelle attuative, no? Perché noi ci muoviamo, ci spostiamo, e dall'altro abbiamo, diciamo, una palestra a nostra disposizione che sono le macchine intelligenti che vogliamo sviluppare. E da questa forte interazione tra neuroscienziati, esperti di biomeccanica, esperti di tecnologie di materiali, e poi estenderò questa, diciamo, interdisciplinità della robotica, nel futuro potremo sviluppare delle macchine che non saranno isolate e non andranno solo a sostituire il lavoro dell'uomo in tutti quei compiti pericolosi, rischiosi oppure, diciamo, dispendiosi, no? Pensiamo, per esempio, l'avete visto nei filmati, noi siamo il gruppo europeo di punta per sviluppare sistemi robotici aerei, dei droni. Pensate alla tragedia del Ponte Morandi, che è crollato 5 anni fa. Bene, quello è crollato anche per incuria, per inedia, di fare manutenzione, ispezione e manutenzione sistematica. Attualmente stiamo collaborando con Tecnec, la società, diciamo, di ricerca e sviluppo delle autostrade, per sviluppare questa tecnologia
per il controllo sistematico, l'ispezione, la manutenzione di tutto ciò che sono le infrastrutture civili, vale a dire ponti, viadotti, tunnel e così via. Quindi è chiaro che i robot verranno utilizzati in diversi ambienti, cioè sono nati in fabbrica, ma in realtà lo sviluppo della robotica prevede l'utilizzo in ambienti che non sono solo le fabbriche, ma possono essere le nostre case, gli ospedali, le fattorie e lungo le autostrade per quanto riguarda la guida autonoma, la guida diciamo semi-autonoma, perché poi magari non credo che a Napoli ci sarà mai, vedremo la Google Car per le strade di Napoli, insomma, evidentemente. L'ultimo punto che voglio toccare, prima di lasciare la parola a chi seguirà, riguarda questo forte legame, che è stato già toccato nelle precedenti due presentazioni, tra etica e robotica. E ancora una volta la comunità robotica italiana, che è la prima a livello europeo e forse una delle migliori diciamo, a livello mondiale, ha introdotto nel 2004, con un simposio che si è tenuto a Villa Nobel a Sanremo, il concetto della roboetica, che non è l'etica dei robot, perché le macchine in quanto tali non hanno un'etica, ma è l'etica di coloro che progettano, che realizzano e che utilizzano sistemi robotici. Anzi, una delle diciamo, tematiche di ricerca più vive del nostro settore è quella che va sotto il nome di ELS. ELS sta, sia in inglese sia in italiano, per quelle problematiche di tipo etico, di natura etica, di natura, dovremmo dire, giuridica, però possiamo dire anche legali, no? Diciamo law in inglese, sociali ed economiche per il progetto, la realizzazione e l'impiego dei robot. Quindi in questo contesto il progresso non sarà all'interno della nostra comunità scientifica, ma sarà proprio a quei crocevia dove si realizzerà una forte contaminazione. Mi fa piacere che entrambi gli interventi che mi hanno preceduto hanno sottolineato questo aspetto, ed è chiaro che da un punto di vista etico, da un lato dovremo occuparci dei diritti fondamentali delle persone. L'anziano che deve essere assistito da un robot badante, c'è anche un fatto di privacy, del fatto che magari vuole avere la libertà di prendere o meno un medicinale. Però a questo punto la macchina opportunamente programmata ha un dovere morale che corrisponde all'azione che deve fare di assistenza per l'essere umano. E allora l'ultimo punto che voglio toccare riguarda questo discorso della robotica educativa. L'ho menzionato, questo workshop tenuto a Villa Nobel a Sanremo fu tenuto da due cari amici che sono Gianmarco Veruggio e Fiorella Oberto, che da tempo sono attivi a livello nazionale con la cosiddetta scuola di robotica. Perché la robotica? Perché la robotica educativa? Perché sviluppa il pensiero computazionale e promuove un nuovo ruolo del docente che coordina, guida, sostiene e incoraggia l'allievo, perché promuove una individualizzazione dell'insegnamento in un processo di inclusione dove lo strumento digitale o il robot viene utilizzato indistintamente da tutti gli alunni della classe, l'inclusione diventa naturale, diventa automatica, perché sviluppa dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning, cioè di apprendimento con una forte verticalizzazione, con una forte applicazione, anche tra gradi di scuola diversi, nel momento in cui l'attivazione di progetti di continuità verticale porta alla condivisione, alla progettazione e all'attività in cui la presenza dei cosiddetti robottini avvicina ragazzi di età diversa. Il robot diventa qualcosa di cui prendersi cura, che genera attenzione, stupore, curiosità e interesse. E quindi questo è un settore che si sta via via sviluppando, e quando parliamo di robotica viene naturale parlare di coinvolgimento, di motivazione, di curiosità, di scuola attiva e laboratoriale, dove l'allievo apprende facendo e giocando, cioè con la tecnica del learning by doing, che poi la tecnica, come un bambino cresce e pensando alle capacità della macchina, 2 anni, 4 anni, 6 anni, 8 anni, viene quasi naturale utilizzare questi strumenti. Vi ringrazio. Grazie Bruno, grazie davvero, come avevo anticipato sarebbe stata una lezione magistralis. Siamo solo a metà della mattinata e già abbiamo imparato 1 milione di cose io personalmente, quindi complimenti alla Radio Rainbow perché ha messo insieme una comunità di menti